Ciao a tutti e benvenuti a una nuova sfida su strada. Oggi avremo due veicoli veramente incredibili. Sembrano già molto interessanti e allora direi di non perdere altro tempo e di andare alla prima sfida di oggi. Andiamo! E dunque, eccoci qui. Qua la nostra prima sfida. La prima sfida in realtà sarà semplicemente il peso, perché questa macchina pesa moltissimo. L'altro escavatore pesa ancora di più, probabilmente. Adesso andiamo a scoprirlo e vediamo chi sarà il vincitore della nostra prima sfida. E iniziamo dunque dal nostro bulldozer. Ci siamo, vediamo. Wow! 4.3 kg. Incredibile. Sembra incredibile, però è quasi tutto quanto fatto di ferro. Direi che è giunto il momento per lui di andare un attimo di lato. È veramente pesante, non so se avete sentito il rumore della sua benna, e portarci avanti con il nostro secondo concorrente. E dunque ecco il nostro scavatore, che sembra più pesante, ma adesso la bilancia ci darà il suo verdetto. Attendiamo. Wow! E questo è non sorprendente, perché al peso, alle mani, diciamo, si sente molto, ma 5.6 kg. Wow, fantastico. La differenza è molto più di quanto in realtà si percepisca. Quindi direi che è stata una sfida molto interessante, perché chiaramente il peso di un escavatore o di un bulldozer conta molto, soprattutto nella velocità. Dunque, il vincitore della nostra prima sfida di oggi è il nostro scavatore. Direi che non possiamo perdere tempo, perché sono molto curioso di vedere chi vincerà la nostra seconda sfida di oggi. E dunque, prima di iniziare la nostra seconda sfida, io volevo soffermarmi un attimo sulla bellezza di questi giocattoli, di questi quasi attrezzi da lavoro. Sono fatti molto bene, in scala. Tra l'altro sono metallici, cioè noi possiamo subito capire che anche la benna è di metallo, le ruote sono di una plastica molto dura, quindi probabilmente sono fatti molto accuratamente, sono studiati molto bene. Quindi guardando anche il nostro bulldozer, noi possiamo vedere che, per esempio, non so se si sente bene, ma questo è puro metallo e li rende particolarmente forti, perché sono resistenti, e non è una cosa da tutti i giorni. Le gomme sono appunto di gomma, quindi le ruote sono fatte in maniera molto simile al reale. Mi piacciono veramente tanto tutti i dettagli, tutti i roll bar, tutte le piccole cose che ci sono. Adesso li vedremo un pochino meglio in azione, ma io volevo soffermarmi su questo fatto, perché è molto importante. Detto questo, possiamo andare alla nostra seconda sfida. La nostra seconda sfida sarà una sfida di manovrabilità, e quindi direi di iniziare e accenderli. E dunque, eccoci con i nostri telecomandi. Iniziamo accendendo il primo, uno, e accendendo il secondo, due. Come vedete, i telecomandi sono accesi, e allora adesso possiamo accendere le nostre macchine. Iniziamo dunque dal nostro bulldozer, che si accende da qua dietro. Noi spegniamo subito il volume e prendiamo il telecomando in mano. Come vedete, è già molto attivo, e mi sarei aspettato una cosa molto più lenta, e direi che molto molto interessante. Si solleva la nostra benna, si abbassa, non è molto veloce, però come vedete qui è tutto quanto meccanizzato in maniera molto realistica, e la benna si alza anche di un bel po', mi piace molto. E dunque eccoci qui ancora una volta con il nostro telecomando. La macchina è già accesa, lo possiamo vedere dalle luci, che sono già abbastanza luminose, devo dire la verità, anche se siamo di giorno. Anche qui è tutto quanto di ferro, e subito possiamo provare che la nostra benna si solleva. Se giriamo verso destra si abbassa e poi si solleva, e possiamo appunto mandare anche, quindi, avanti e indietro. Tra l'altro è bello perché si gira anche su se stesso. Come possiamo vedere, riesce ad arrivare a 360 gradi,
Molto comodo e leggermente lento, però è molto interessante. Direi che possiamo adesso vederli, insomma, in azione e scoprire quale dei due è il più manovrabile. Inizieremo dal nostro bulldozer. Come già sappiamo, per provare la manovrabilità dei nostri veicoli mettiamo questi conetti, quindi per scoprire per bene come funzionano abbiamo aggiunto anche degli altri ostacoli per vedere anche quanto la loro forza sia importante. E dunque vediamo subito il nostro bulldozer che arriva verso di noi. Come vedete è abbastanza lento, però considerando il fatto quanto pesa e che è comunque a batterie, noi possiamo capire che la sua velocità non è assolutamente legata alla sua necessità, appunto, di essere così pesante. Però diciamo che il suo angolo di sterzo potrebbe essere migliore. Infatti noi adesso dovremmo un pochino tornare indietro, giriamo leggermente per fare un po' di manovra, perché comunque nonostante tutto è un mezzo pesante, quindi ha bisogno anche di fare manovra. Dunque rigiriamo dall'altra parte. I comandi sono molto leggeri, quindi a volte diciamo che si può perdere un pochino di manovrabilità in queste cose. Chiaramente sposta liberamente i nostri cubi, in questo angolo non entrerà mai, e quindi ci tocca tornare indietro ancora una volta e fare un'altra manovra per rigirarci ancora su noi stessi. Il movimento è particolarmente lento e quindi proviamo... ci blocchiamo perché comunque l'angolo non basta. Spostiamo il nostro scavatore, che è pesantissimo, incredibile. Rigiriamo la nostra via, perché si può girare mentre si prosegue, ma diciamo che questa sfida non è propriamente fatta per il nostro caro amico bulldozer, e quindi continuiamo a girare avanti e indietro. Ma di fatto direi che possiamo fermarci qua per il momento. Quindi, come dicevo, ci fermiamo per un attimo con questo nostro primo partecipante di oggi. Andiamo a vedere come se la caverà il suo concorrente, ovvero la nostra ruspa, il nostro escavatore. E dunque, eccoci qui col nostro escavatore e direi di iniziare subito. Quindi possiamo vedere che anche lui è molto lento, veramente molto lento. E quindi continuiamo ad andare avanti con la nostra velocità tartarughesca. Giriamo un pochino e la cosa che possiamo comunque constatare è che comunque lui va esattamente dove gli dici di andare e non ha problemi di angolo di sterzo. Quindi direi che sono molto contento di questo gioco, della sua manovrabilità. Andiamo e facciamo le nostre conclusioni per questa seconda sfida di oggi. E dunque, eccoci qui a dare i risultati della nostra seconda sfida di oggi. Per quanto il nostro bulldozer se la sia cavata abbastanza bene e entrambe le macchine siano molto lente, il nostro scavatore porta a casa il secondo punto di oggi. Quindi 2-0 per il nostro scavatore, che è il più pesante ma è anche il più manovrabile. E dunque, eccoci qui nella nostra terza sfida. La nostra terza sfida sarà insieme a loro. Questi blocchi, infatti, saranno il nostro metro di giudizio per scoprire la forza delle nostre due macchine di oggi. E quindi, senza esitare, iniziamo dal nostro bulldozer. E dunque iniziamo a mettere in ordine le nostre cose, ci prepariamo, raddrizziamo il nostro bulldozer con calma e lo possiamo mandare sui nostri blocchi. Considerando che non è veloce, dobbiamo metterlo bene e mandarlo a tutta potenza, e come vedete riesce a spostarli. Potremmo anche provare in realtà a abbassare la nostra benna e vedere se riusciamo addirittura magari a sollevarli o a disequilibrarli, diciamo. Quindi proviamo ancora e continuiamo a provare, ma la nostra benna non va.
e non funziona. Niente da fare, si blocca qui. Forse sono molto pesanti. E quindi possiamo provare un'altra piccola tecnica. Proviamo a togliere un blocco per dare una possibilità in più. D'altronde siamo 2-0 per il nostro scavatore. Il nostro bulldozer ha bisogno di un po' di fegato, diciamo così. Ha bisogno di un po' di... Togliamo leggermente la nostra Ben. Quindi torniamo un po' indietro e proviamo a inviarlo contro i nostri quattro blocchi, che comunque si muovono. Lo scavatore non demorde, non molla, riesce a muoverli particolarmente. E quindi riproviamo con la nostra Benna, se riesce a infilarsi sotto, ma niente di che, niente da fare. Non c'è nessun modo per il nostro scavatore, che anche questa volta si deve ritirare, diciamo così. Quattro blocchi sono molti, la verità, però adesso sono molto curioso di vedere cosa ne pensa l'escavatore di questi quattro blocchi. E dunque eccoci con il nostro scavatore, che è pronto a vedere se riesce a prendersi anche il terzo punto di oggi in questa sfida incredibile. Direi di non perdere ulteriore tempo e vedere se la sua altezza sarà ancora meglio che la sua, diciamo, forza. Quindi si avvicina con la solita lentezza veramente importante e ha dei leggeri attacchi di cuore, ma vediamo un pochino se la sua Benna riesce a in realtà è un po' difficile per lui muovere tutto il blocco, però in realtà lo muove. Quindi continuiamo a mandare avanti, però come vedete solo se si muove di lato, e quindi anche se l'abbiamo preso in pieno, diciamo, possiamo comunque provare a girarlo su se stesso, ma come vedete non riesce a spingerlo in maniera effettiva, quindi non saprei, è una sfida all'ultimo sangue, diciamo, perché ognuno dei due ha avuto delle importanti difficoltà, quindi non saprei, vediamo se riesce con la sua Benna a spostarlo, probabilmente no. Questi sono i suoi rumori, diciamo, di quando non riesce a muoverlo. Come sentite, ha tante funzionalità del suono, è interessante perché comunque riesce a spingere il blocco, ma la sua Benna ormai non ha più forza. E quindi, che dire, è giunto il momento di tornare alla nostra sede principale e vedere chi vince la nostra terza sfida e si porta a casa la nostra sfida di oggi. Andiamo. E dunque, eccoci qui. Dobbiamo tirare le somme prima di tutto della nostra terza sfida, perché comunque sappiamo che sul 2-0 è difficile recuperare. Cosa possiamo dire di questa terza sfida? Possiamo sicuramente capire che il nostro bulldozer è molto forte ed è leggermente più veloce, quindi probabilmente riesce a spostare i blocchi un pochino meglio, mentre il nostro scavatore è più alto, quindi ha un altro tipo di possibilità. Quindi direi che, per giustizia, il nostro terzo e ultimo punto va al nostro bulldozer, che si porta sul 2-1. Sicuramente non è abbastanza, però il nostro bulldozer si è provato a difendere abbastanza bene. Ha delle caratteristiche che noi non abbiamo potuto provare, il fuoristrada o comunque questo tipo di forze, di virtù. Ma il vincitore della nostra sfida su strada di oggi è il nostro scavatore. Per 2-1 si porta a casa la coppa. E quindi la nostra sfida tra pesi massimi finisce qui. Io vi invito a mettere mi piace al nostro video, iscrivervi al nostro canale e noi ci vediamo in una prossima sfida su strada. A presto, ciao!